Ben ritrovati da Evelina Frisa, un nuovo appuntamento con Dopotutto. Oggi cambiamo un po' argomento rispetto al nostro solito, perché questa trasmissione vi promette di farvi divertire, questa è una garanzia, perché con noi ci sono due ospiti che si stanno davvero tanto dando da fare con un format che hanno creato, che sta avendo anche un discreto successo su internet, e loro ce lo racconteranno e ci faranno anche un po' vedere quello che nasce dalla loro creatività. Si tratta di due amici di Atri che sono venuti a trovarci, si chiamano Fausto Verdecchia, vi ripresento, e anche Lucio Rasetti, grazie per Buonasera. essere qua. Grazie a te. Allora, voi avete delle magliette carinissime, Sì. facciamole vedere così entriamo subito nella situazione. È una vitaccia, questo è un po' il format che avete inventato. Intanto raccontateci un po' la vostra vita. Voi siete due amici che vi conoscete praticamente da sempre e avete voglia un po' di divertirvi facendo divertire, no? Vai. Raccontaci tu, come nasce questa idea, voi due, come Allora, avete iniziato a ragionarci su? è nata quest'estate, è nata per caso perché siamo due disoccupati, fortunatamente siamo due Tempo disoccupati. libero non manca. Allora abbiamo deciso di ironizzare su questa cosa e quando andavamo al mare il giorno facevamo dirette con l'hashtag è una vitaccia. Va bene, facciamo queste dirette. Mentre andiamo in giro per Atri, per il nostro paese. La gente, oh grande, ho visto video qua, là e qua. E alla fine abbiamo fatto questa cosa. Così c'era un seguito e avete deciso poi di fare di più. Voi Sì, due vi conoscete da sempre, giusto, ci vero? conosciamo da anni. C'è un po' di differenza di età perché lui è un bambino. È colpa sua. No, non sono io a metterlo, lui è il bambino. Però ci conosciamo da sempre, sono una quindicina d'anni che usciamo insieme, in gruppo insieme, quindi condividiamo quasi il sonno. E quindi è nata insomma questa bella idea, anche perché Esatto. comunque vi conoscete, quindi Sì, sapete sì. subito poi come tirar fuori le idee. Un po' di musica, un po' di Di capacità sketch. attoriale. Avete creato questa pagina Facebook, c'è anche Instagram e c'è poi anche YouTube, il canale dove ci sono tanti video. Sono certa che molti che ci stanno ascoltando forse hanno avuto già la possibilità di vedere e ascoltare un po' i vostri lavori. Però entriamo subito nel dunque, vediamo allora il primissimo lavoro che avete fatto. Intanto annunciatecelo un po'. Di cosa parlava il primo Allora, lavoro che avete questo fatto? Felicità d'Abruzzo è nato a fine luglio, infatti è uscito i primi d'agosto. L'esordio. Sì, così, ma è stato davvero un gioco. Cioè, abbiamo detto, dai, proviamo a fare sta canzone, facciamo sta canzone, di che possiamo parlare? Dell'Abruzzo, che Giustamente. adoriamo, e quindi abbiamo provato a racchiudere un pochino tutto quello che per noi rappresenta la felicità d'Abruzzo. E allora vediamolo insieme, questo video che voi avete chiamato La felicità d'Abruzzo, è Felicità corretto? d'Abruzzo. Vediamo. Felicità è tenere in mano un arrosticino, la felicità, il tuo sguardo innocente che guarda la brace, la felicità, è tenere vicino un bicchiere di vino, la felicità, felicità. Mamma mia, Tortoreto, Pineto, Pescara, Roseto, dai, mamma mia, oppure si sale nell'Atri Ducale, dai, mamma mia, e dopo Arcaleve che li panze pieni, ma mamma mia. Mamma mia. Felicità è andare a spasso sotto il gran sasso, la felicità è una volta all'anno al lago di Scanno, la felicità e se sei fedele a San Gabriele, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già l'odore della nostra rostellata. Guarda che bello ci sta la nonna Massà. Senti, nell'aria c'è già l'odore della nostra rostellata. Guarda che bello ci sta la nonna Massà. Sera sorpresa, la brace accesa, la felicità. E se lei ti ama, un po' di genziana te la porterà. E un bel cantuccino in mezzo al vino, lo devi inzuppa, lo devi inzuppa. Felicità, ma quanto è bella la nostra Maiella, la felicità. Se vede lumare dalla montagna senza arcalà, pure se la natura ci sta a prova a mangiar, riesce a piegà. L'aria c'è già l'odore della nostra rostellata. Guarda
Insomma, è una vitaccia, ma è divertente la vostra vita, insomma, la fate anche così, fate sorridere anche gli altri, quindi la rendete anche più piacevole alle persone che magari stanno in ufficio e a un certo punto cliccano sul vostro video e si regalano un sorriso, no? Quello è lo scopo. Però pensavo, ecco, lo scopo è anche quello di promuovere la nostra regione, sì. A volte anche con questi strumenti, no? Col gioco, con le canzoni popolari, questa in questo caso era di Albano e Romina Power, insomma, avete toccato, no? Toccato, sì. Anche delle corde che sono quelle della promozione turistica. Certo, perché... Sì, figurati, se vuoi parlare con te, sì, siamo anche qua a fare gli sketch. No, perché abbiamo un rapporto abbastanza. Niente, questa canzone è partita fondamentalmente, sì. Proprio per quello che dici tu, per far conoscere l'Abruzzo. Fino a dove riusciamo a arrivare, poi... Ed è stato condiviso tantissimo, infatti sì. Si diceva adesso mentre vedevamo il video che è stato fatto, ovviamente il primo video che avete fatto era un gioco, non c'è neppure molta cura, no? C'è la foto piuttosto che la signora che sta impastando la pasta, però avete intenzione di farne un altro, ma è stato iper condiviso, quindi è stato diciamo, anche un po' il motivo per continuare su questa strada per voi. Esatto. Insomma, vi arrangiate anche con strumenti ancora, la macchinetta fotografica non ce l'avete nemmeno, quella che riprende, voi usate soprattutto cellulare. Il cellulare. Strumenti di fortuna. Solo il cellulare. Montati dal mio computer, che la sera un macinino che va ancora a manovella, però riesce ancora a montare video e quindi diciamo che riusciamo a fare qualcosina. A farlo discreto, diciamo, dai. E poi avete parlato così, anche una chiave interessante, l'ultima frase di questo video, vogliamo, sì. Dirla insieme, così quello che abbiamo visto, allora, lo commentiamo anche di se la natura ce n'è bisogno. Ci sta a provare, mangiare che scia piega. Ecco, il 2017, l'avete fatto, sì. Nell'estate, il 2017, un anno che l'Abruzzo non dimenticherà certamente, per quanto la natura, insomma, abbia avuto. Insomma, sì. Però dimostra anche che siamo forti in Abruzzo. Siamo forti, esatto, quindi... E anche capaci di ironizzare sulle cose. Lo posso dire abruzzese? Sulle cose negative, certo. Siamo tusti. Allora l'Abruzzo l'abbiamo visto qui, insomma, c'erano gli arrosticini che si giravano e insomma il cibo più conosciuto che ci rappresenta è proprio, sì. L'arrosticino, no, voi avete anche simpaticamente riproposto nel vostro logo le pecore. Questo è Lucio e questo qua un po' più grassottello, vi siete so fatti io. Pecora, sì, ma è giusto. Questo, qua, vedi, questo, ecco, con le cene occhiali. Tra gli amici, i momenti di allegria per voi sono stati anche un po' i momenti nei quali avete pensato, sì, poi, sì. Anche è anche uno dei motivi, progetto. È uno dei motivi per cui facciamo questi video, cioè fare le cene con gli amici. Vi divertite insieme. È giusto. E ci sono gli amici vegani tra voi? No, guarda, ce n'è uno vegetariano. Però vegetariano, già. Chiedo scusa all'Abruzzo. L'abbiamo esiliato tra gli Stati Uniti al momento. No, io sono quello vegetariano, non si vede. E tanto che vi fa sorridere, insomma, chi è non riuscite proprio a capire questo mondo di vegetariani e vegani, che avete anche pensato di ironizzare su questo mondo. Il video che avete fatto si chiama Magne le te, sì. Giusto? Allora vediamo anche questo, così vediamo anche come voi raccontate il mondo di chi non mangia la carne, in particolare gli arrosticini. È una vitaccia. Ciao ragazzi! Ciao! Ci siete? Sì! Ok, ditemi pure! Allora, io ho shake burger. Ok. Tutto bello completo. Ok. Per me invece è un hamburger vegano con entrambe le salse, grazie. Ok. Patatine? Sì. Ok, e da bere? Per me è una bottiglietta di Coca-Cola. Sì. E io ho una bionda. Ok, perfetto. Grazie. Ve li porto subito, eh? Grazie. Grazie a voi. Ma come un hamburger vegano? Mi convinci? Ti ho detto che sono vegana, sono vegana, basta, che ti piaccia o no, a me non interessa, sono vegana. Vabbè, io comunque così non posso andare più avanti, mi spiace, addio. Muoio di fame, tu mangi le rane. Preferisci il sushi, all'ubane e purghetti. Tu il pomodoro, io trippa e alloro. Panini d'autore con lonza e formaggio. T'amo sul serio, ma mi manca l'aria. Se penso alle rape, ma senza saggezza. Costa d'agnello con lastre e vitello. Tutto sprecato perché a te non va. Di grigliare in due sul prato. Mangiar tutto d'un fiato. Stenderci sopra il divano e non alzarci più, la panda figa non è paura di crepare, ma voglia di volare. Magne le te, Lutofu, magne le te,
luto fu magni le te. Magni le te. Luto fu magni le te. Luto fu magni le te. Cosa sei disposto a perdere? Fiamme di brace, tu non mi dai pace. E la scottona mi piace di più. Se la cuoci bene, al sangue ti viene. Il sale ne accende il gusto giusto. Pance saziate, papille curate. Il macellaio si paga in anticipo, prego. Pollo ripieno, più per meno meno. Forse fa male, eppure mi va. Di grigliare in due sul prato. Mangiar tutto d'un fiato. Di stenderci sopra il divano e non alzarci più. La panda figanone, paura di crepare, ma voglia di volare. Magnele te, luto fu. Magnele te, luto fu. Magnele te, magnele te, luto fu. Magnele te, luto fu. Magnele te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la vegetarianità? Che benedizione, nel brodo il cappone, questa non è un'improvvisazione. Forza e coraggio, l'abbraccio è un miraggio, ma io t'amo, sei la mia metà. A casa tornato, il peggio è passato, perché la mamma cucinerà. E io sono confortato dal profumo di stufato. Lo spezzatino col rosmarino ha un tocco in più. La panda figanone, paura di crepare, ma voglia di volare. Magnele te, luto fu. Magnele te, luto fu. Magnele te. Magnele te, luto fu. Magnele te, luto fu. Magnele te, cosa sei disposta a scegliere? Abbiamo tutto il cast, abbiamo proprio fatto una sceneggiatura in questo caso. Cosa non si fa per amore? Anche cambiare le abitudini alimentari a questo punto. Beh, in Abruzzo per forza. Cioè, è vero, è difficile essere abruzzese e non mangiare la carne. Ma io volevo conoscere un po' i retroscena. Intanto il cagnolino meraviglioso che guardava le salsicce è il protagonista, diciamo, di questo video. Come si chiama? Totò, è il mio cane. È il tuo cane? Sì. Si vede che mangia bene quel cagnolino. Beh, perché subito coglieva, insomma, dove guardare, a cosa stare attento. Ma così, raccontiamo come nasce questo video. Mi diceva prima, non sapeva neppure come era fatto il tofu. Sì. È andato a vederlo su internet, sì, per poterlo riproporre. Su internet perché e non l'avete neanche comprato, era troppo imbarazzante acquistare questa cosa. Assolutamente no, abbiamo trovato la diavolina, che comunque, secondo me, anche come sapore è simile. Non lo so immaginare. Se mi ascoltano i vegani. No, assolutamente, massimo rispetto per i vegani, però... Si scherza, è vero. Però la diavolina, effettivamente, a guardarla, insomma, l'occhio lo ingannava bene. Vi lascio una chicca. Quelle tre salsicce che stavano nel ritornello, sì, dopo le ho dovute mangiare per forza. Perché erano congelate. E ti sei dovuto sacrificare. Mi sono sacrificato. Mi rendo conto che è stata dura. Insomma, avete anche uno staff che lavora con voi. Sì. Ho visto adesso l'elenco di nomi, ma insomma anche degli attori che non sono attori nella vita, ma si divertono a giocare insieme a voi. Fanno parte del gruppo di amici di cui parlavamo prima, o li ingaggiate? No, sono quasi tutti amici del gruppo. Tutti? No, tutti. Quasi, perché quasi. E loro come la vivono questa cosa, che sono diventati famosi con voi, così anche loro per gioco? Loro sono più contenti di noi. Sì. Sono felicissimi, si divertono.
anche perché si divertono, con noi si divertono per forza, mangiano, ballano, cantano, che vogliono. È bello essere amici vostri, l'ha detto. Quindi, allora ad Atri, voi da tanto tempo, ovviamente questa è una tradizione che tutti certamente conoscono, ad Atri c'è la tradizione dei faugni, no? Tra il 7 e l'8 di dicembre, ed è una manifestazione che attira tantissimi visitatori, si passa la nottata insomma in attesa dell'alba, poi questi fasci di canne infuocati che animano il centro storico, e voi avete deciso, visto che si fa promozione del turismo, beh, anche con la vostra ironia, di raccontare anche questa esperienza, certo, insomma diciamo anche unica, perché comunque ce ne sono anche altre di manifestazioni che usano il fuoco, però insomma come i faugni non ce n'è, e allora avete deciso insomma di fare anche un video, sì, su questo. Che successo ha avuto? C'è stato anche poco prima, peraltro, quindi l'avete usata anche un po' per promuovere il ritorno dei faugni quest'anno. Quella dei faugni è stata, diciamo, quella che ha avuto moltissimo successo. Mm. Cioè è stata veramente apprezzata da tutti, ma anche non solo dagli atriani, anche da tutta la regione. Diciamo, quindi è stato un grande successo. Che canzone avete scelto per fare da base? 50 Special dei Luna Pop. E allora ascoltiamo quello che poi è diventato il solista Cesare Cremonini, sì, con invece la voce sua, l'avete sostituita voi. Vediamo cosa avete inventato per promuovere i faugni di Atri. È una minaccia! Ma rimasti a pensare, ma che facendo per lo ponte della Madonna? Intendo, sì che ne sacci, dopo su Eternit. Eternit? Che se ne stacca scalotette? Chi è Eternit? Un computer! Ah, internet! Ah, ecco, ma vediamo. Rosso di fuoco riempie la piazza, per vincere il freddo beviamo una tazza. Questa è la notte dell'anno più fregne, questa è la notte dell'infaegne. Ma quanto è bello andare ad Atri per il 7 di dicembre, è una notte special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare ad Atri per le affumicate, è una notte speciale che ti toglie i problemi. La brace è già qua, con gli amici l'uvene la stop, aspettiamo che l'alba verrà, e intanto abbie mamma gna, abbie mamma gna, abbie mamma gna, l'infaegne sta qua. L'infaegne sta qua, l'infaegne sta qua. L'infaegne sta qua, l'infaegne sta qua. Esco di fretta, il fuoco ci aspetta, ci avemo ingarrate, in questa stupetta. Devo fare in fretta se consuma la legna, famiglie de corse a pistu faegne. Dammene uno, il corteo avanza, e insieme alla banda il coro si alza. Quanto è bello andare ad Atri per le vie affumicate, è una notte speciale che ti toglie i problemi. La brace è già qua, con gli amici l'uvene la stop, aspettiamo che l'alba verrà, e intanto abbie mamma gna, abbie mamma gna, abbie mamma gna, l'infaegne sta qua. L'infaegne sta qua,
regni sta qua. Li fa e gni sta qua, li fa e gni sta qua. Insomma, vi siete divertiti un sacco e anche stavolta avete cenato tutti insieme con le cose che facevano parte quello del video. Quello è per scaramanzia. Porta bene. Sempre. Allora, queste insomma sono state le prime esperienze. Quando voi andate in giro per Atri, com'è adesso? È cambiato un po' da questi qualche mese? Ma per fortuna ad Atri ci conoscevano già molto prima. Ma quindi... sì, queste cose già sapevano che voi eravate in grado di fare queste cose. No. Adesso quindi penso che perché non lo sapevamo nemmeno noi, quello è il problema. Commentano, che dicono? Sì, ma sì, fondamentalmente sì. Diciamo che poi tu conosci i piccoli paesi, quindi non è mai facile. Da quello che sentiamo noi, abbiamo sentito quasi esclusivamente complimenti. Poi dietro non si sa cosa possono dire. La gente ci chiede, quindi più la gente ci chiede... Avete più fatto anche delle serate in alcuni sì, locali. Sì, la sera no, di Capodanno. Siete ormai anche richiesti sì, per divertire anche live, no? Le persone che stanno magari cenando in un posto. Perché poi queste canzoni voi le proponete magari canticchiando con, canzoni, con la musica e fate vedere anche dei video. Esatto, perché poi non facciamo solo la canzone, ma abbiamo abbinato alcuni sketch, quindi cerchiamo anche di rendere comica anche la parte dove non cantiamo, perché avete già cercato di fare uno spettacolo, insomma, di mettersi uno spettacolo. Voi ballate anche? Oddio, ballate. Sì, sì. Tu sei un ballerino. Io sono ballerino, sì, c'ho il fisico soprattutto. Però il corpo di ballo l'avete trovato, eh? Corpo di ballo sì. Perché il video che poi ho visto è stato divertente, infatti ho detto, ma questo lo dobbiamo mandare, insomma, dal noto pezzo di Lorella Cuccarini, La notte vola, voi avete deciso di raccontare una cosa che nei piccoli paesi appunto accade di frequente, ma anche in città, essere disturbati dai rumori dei vicini. E allora la notte diventa difficile da farla passare, no? Allora poi avete deciso di ironizzarci su, vediamo cosa è venuto fuori, La notte mola, giusto? Mola, esatto. Vediamolo insieme. È una minaccia! Cosa fai? Ti svegli alle 6, il pomeriggio dormi e la notte no. Trema tutto in casa mia, na screpel faccio che vuoi che sia. Puzza come bene, puoi dormire aspettando domani. Cresce la voglia che ho per te di vederti sfiatato tra le mie mani. Mola, gira con la carriola, ci corre a 20 all'ora, anche a quest'ora la notte mola. Cade il ferro da stiro, mo strozzo il mio vicino, purtroppo è causa del vino. E ora ti metto le mani in gola, ti sfiato anche a quest'ora, si gira e mi ignora, la notte mola. Cade il ferro da stiro, mo strozzo il mio vicino, purtroppo è causa del vino. Dimmi cosa vuoi, da menti ingazza, invece di strillaura vi fatia. No! Che ora è? Ne manca lì sei, se ti sfoghi dai non ti arrabbierai. Vai di là con la mola mia, non dormire aspettando che sia domani. Mola, con quanto fiato in gola, col buio si lavora, anche a quest'ora la notte mola. Lascia il ferro da stiro, aiuta il tuo vicino, aggiungo un bicchiere di vino. Dio ti ringrazia, ti sei fatti! Puzza, come bene, puoi dormire aspettando domani. Cresce la voglia che ho per te,
rivederti sfiatato tra le mie mani. E ora ti metto le mani in gola, ti sfiato anche a quest'ora. Si gira e mi ignora, la notte mola. Cade il ferro da stiro, mo strozzo il mio vicino. Purtroppo è causa del vino. Quanti danni fa questo vino? Purtroppo è causa del vino. No, carinissimo, questo corpo di ballo che si presta, no, a divertirsi, sì, con le vostre idee. Ballo. Avete pensato le parole? Chi le scrive? Chi scrive i testi sulle musiche originali? Dipende. Allora, Fausto mette la base abbondante, poi la correggiamo insieme, magari... Cercate la rima giusta. Poi abbiamo anche nel gruppo qualcuno che ci dà qualche dritta, per fortuna. Sì, ecco, Balletti che fa un po' le coreografie. I Balletti come vengono? Cioè, così. La sera là, stiamo là e sentiamo la canzone. Spontaneità, insomma, sì, di divertirsi. Sì, per forza. È quello che viene fuori, viene fuori. E in merito anche degli amici che ci hanno grossa mano, anche loro. Grazie. Pensano a che fare, che balletto fare, che movimento fare, che si divertono da pazzi anche loro, è vero. Infatti questo è lo spirito giusto, mi piace, anche si vede insomma che tutto questo è fatto con spirito di divertimento ed è bello così. Voi mettete anche i sottotitoli, sì. Così tutti possono cantarla tradotto, no? In italiano, perché magari qualcuno di fuori che ama l'Abruzzo vuole ascoltare, capire bene quello che si sta dicendo. Però voi avete fatto adesso anche un hashtag importante, un hashtag, sì. Si dice tutte le volte che bisogna tenere alto, no, un contenuto, un tema, e in vostro caso è tenere l'Abruzzo, ovvero, sì, il nostro dialetto come lingua nazionale. Sì, è importante, giusto che sia così, perché ci sono delle cose che non si possono tradurre, appunto. Ma no, più che altro perché hanno un suono diverso, tipo ad esempio che ne so, come abbiamo fatto nel video. Ti piace una cosa, dici sì, mi piace, ab. Infatti, cioè, cambia completamente la percezione di quello che si vuole dire. Vediamo allora cosa vi siete inventati in questo video, nel quale appunto c'è questa voglia di diffondere il dialetto abruzzese. Quante volte nella vita non hai trovato le parole adatte? Troppe! Quante volte nella vita non hai dato il giusto accento alla tua ira? Troppe! È giunta l'ora di dire basta. È giunta l'ora di rendere l'abruzzese lingua nazionale. Non ci credete? Noi ve lo dimostreremo. Lucio, ma cosa hai combinato? Se non metti a posto ti do due ceffoni. Che vuoi, ma io mo finisco a giocare e poi metti a posto tu. Se non metto lo boost, moto sgrane! Olu, ma ti piace la ragazza? Ma sì, è carina. Olu, ma sicuro che ti piace? Olu, ma ti piace quella? Ab! Aiutateci a diffondere il verbo con l'hashtag Abruzzese Lingua Nazionale. Mi raccomando, condividete il video, mettete un like alla nostra pagina e seguiteci anche sul nostro canale YouTube. Ecco, avete fatto una promozione perfetta. Davvero simpatico. Questo sarà un format che è, sì, nato praticamente, sì. Lo porterete avanti, sì, no? Sì, abbiamo linea. Già altre idee su altri detti, altri modi di dire,
che rendono bene l'idea in abruzzese, che non è la stessa cosa quando lo dici in abruzzese o quando lo dici in italiano. Questo video caricato soltanto da 3 giorni sulla vostra pagina, come sta andando? Allora, 7.000 visualizzazioni sulla nostra pagina, più altre... Condivisioni? Sì, condivisioni tante. Diciamo che abbiamo fatto tante visualizzazioni. Solo in 3 giorni, solo quindi promette bene questo, questo tema, questo filone, insomma lo potete percorrere sicuramente. Saranno alla grande. Altre puntate, sicuramente, già abbiamo, ne abbiamo scritte altre. E in parallelo portate avanti sempre il discorso... Sì, quello sempre. Ovviamente sì. Cioè, è in cantiere. Sanremo lo state seguendo? Avete in mente di rubare qualche canzoncina da questo festival? Poco vabbè, perché... Siamo alle prime serate. Sì, ma adesso quando entra più nel clou è più facile seguirlo. Sono 4 giorni se non sbaglio. Sì, finisce sabato, da martedì. Quindi sì. Comunque... Sì. Diciamo che non è sempre facile stare la sera a guardare Sanremo. Perché... Poi le canzoni le ascolterete, cercherete di prendere qualche ritmo più orecchiabile. Vediamo. Qualcosa verrà fuori. Non si sa mai, vediamo. La canzone che vince Sanremo la dobbiamo rifare. Dici? Per forza. Allora, ufficiale. La rifaremo. No, lo Stato Sociale ha fatto ballare una vecchietta, avete visto? Che poi era nota anche lei con... magari inventate anche qualcosa del genere con Atri con i vostri amici. Possiamo far ballare pure noi qualche vecchietto. Qualcosa certamente inventerete. Belli anche i panorami che scegliete, perché avete come location, a parte le vostre case, giusto? Sì, le vostre case, per lo più qualche locale che vi dà la disponibilità a volte per girare qualche scena. E anche Atri che è un bellissimo, una bella finestra insomma sul nostro Abruzzo, perché ha un panorama magnifico. Sì, l'Abruzzo è bello, dove vai è bellissimo. Allora, la voce che concludeva il video era la tua? La prima parte sua, la no, seconda no, l'ultima, parte quella dove diceva seguiteci, allora te lo faccio fare anche qua. Ricordiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo come, visto che adesso penso che si siano lasciati incuriosire, si sono divertiti guardando questi piccoli video che abbiamo mandato, ma ce ne sono già tantissimi, insomma, caricati sui vostri profilo e sulla pagina YouTube, per poter intanto recuperare quello che è stato perso e le cose già fatte e poi seguire tutto quello che farete. Ne sbagliamo. Allora, ci trovate sia su Facebook, sia su Instagram e sia su YouTube. Non dimenticate di mettere mi piace alla nostra pagina e condividete tutti. È una vitaccia, questa è la pagina. Mi sembra assolutamente convincente. Grazie a Lucio Rasetti, grazie a Fausto Verdecchia per essere stati qui con noi. Ci siamo davvero divertiti, come promesso a inizio trasmissione. Grazie anche alla parte tecnica, l'appuntamento con me per la settimana prossima, come sempre. Grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.